Tutti. Oggi, sempre nell'ottica di esplorare il panorama del fumetto, anzi del manga italiano, vogliamo presentarvi Senpai Plus, edito da Manga Senpai. È una rivista contenitore di manga, come abbiamo già visto per Manga Vibe e Reika Magazine. Questa c'ha un formato molto, cioè, dignitoso, bello, grande. Soprattutto spesso sono più di 200 pagine e come carta è di una qualità abbastanza buona, nel senso che è abbastanza spessa, non si rompe. Tra l'altro, vabbè, chiaramente è in bianco e nero, però c'è una parte verso la metà addirittura a colori e oltre a essere, si vedono bene i colori, oltre a essere un contenitore di manga. In pratica è una rivista di manga non italiano, come era Manga Vibe e anche Reika Magazine, ma di manga europeo, quindi ha, diciamo, un respiro più ampio, perché comunque l'Europa è diversa dal Giappone, e ci presentano vari autori, tra cui in questo numero, oltre appunto alcuni mangaka italiani, ci presentano degli autori che sono francesi e uno mi pare svedese. Andiamo a vedere com'è dentro. Non c'è soltanto manga, anzi, direi che questo è l'indice dei contenuti. Quelli in rosso sono i manga, quindi, come potete vedere, in realtà sono soltanto 5 storie. Ora, questo è il numero 0, uscito a maggio 2021. Il numero 1 è previsto per settembre. Sinceramente non capisco perché fare questi numeri 0, cioè partire dallo 0 invece che dall'1. Sembra che con lo 0 vogliano darci una specie di preview, però questo, come anche Reika Magazine, sembrano appunto edizioni, primi numeri veri e propri. Comunque, in questo numero c'è la presentazione del progetto, che appunto vogliono, diciamo, farci conoscere mangaka sia italiani che comunque europei. C'è tanta pubblicità, diciamo, tanta presentazione anche altre, diciamo, storie edite sempre da Manga Senpai in volumetti, ma questo ci fa piacere perché comunque è un modo per conoscere autori che magari come dire, di queste case editrici un pochino minori rispetto alla Star Comics, alla Planet Manga. Poi un'altra particolarità è che è diviso in due, praticamente c'ha due sensi di lettura, quello occidentale e quello praticamente giapponese, perché ci sono dei manga che hanno preferito utilizzare il senso di lettura alla giapponese, quindi praticamente è diviso in due. E poi cosa dire? Un'altra particolarità è che, come nelle riviste giapponesi, ci sarà un sondaggio, quindi praticamente c'è la possibilità di votare le storie che vi faccio vedere un pochino di interni, ci sono la possibilità di votare quindi le storie che ci sono piaciute, però non è che questa cosa inficerà in qualche modo gli autori di questo, insomma, che sono presenti in questa rivista, ma semplicemente dice loro fanno un arco, diciamo, di 12 volumi. In questi 12 volumi pensano di finire, diciamo, gli archi narrativi. Diciamo, i due che sono andati peggio in questi sondaggi non verranno, diciamo, insomma, non verranno preferiti per l'eventuale continuazione. Queste 5 opere che si trovano all'interno di questa rivista sono Sigurd di Joachim Waller, o Waller, che è questo autore svedese di cui c'è anche una bella presentazione, Quando chiudo i miei occhi di Natalia Battista, Touristic Horror Agency di Matteo Manca, La maledizione del vampiro di Michel Tavano e Rockin' Punch Riders di Daniele Rudoni, che ha anche disegnato la copertina. Oltre che queste storie, questi fumetti, che per la maggior parte in realtà sono autoconclusive, ma non tutte, abbiamo anche tanti. Diciamo tanti articoli, molti sono di presentazione degli autori, il che ci fa piacere perché comunque,
diciamo sempre comunque leggere qualcosa in più oltre il semplice fumetto ci fa piacere, ma sono anche articoli su, ad esempio qui c'è un articolo sull'effetto Moiré. Spero si dica così, quindi diciamo una parte diciamo sulla tipografia, insomma il manga in tipografia, poi c'è, vediamo se lo trovo, uno spazio per fare i propri disegni oppure per eventualmente un giorno andare a farsi fare una dedica, uno schizzo, e accanto questo Senpai Artist, praticamente uno schizzo di Giulia Della Chana, molto molto bello, che però appunto ha fatto semplicemente questo schizzo. Cioè, questo per dire che comunque i contenuti sono vari, cioè non c'è solo fumetto, anche se avrebbe potuto essercene di più a mio parere, perché 200, più di 200 pagine, però insomma staremo a vedere il secondo numero, anche se sarà il primo, che dovrebbe uscire a settembre. Tra l'altro c'è anche una sorta di preview di quello che ci sarà a settembre, vediamo se la trovo, dove appunto presentano un po' dove viene presentata un po' le trame di questi che sono le storie che troveremo a settembre, e continuerà questo Rokin Punch Riders, che è l'unico effettivamente che ha un seguito, cioè che comunque lascia presagire di avere un seguito, mentre invece gli altri li vedremo per la prima volta. E tra l'altro qui ci incitano a votarli nel sondaggio, che appunto non è una cosa diciamo competitiva alla giapponese, perché non è che fanno fuori gente così, però comunque diciamo serve anche a loro per capire un po' cosa proporre. In più ci sarà uno spazio per la posta, che qui è piccolino piccolino perché ancora chiaramente la posta non c'è, però anche lì ci invitano a scrivere. E poi questa parte a colori, che è più diciamo di presentazione, vi parlano dei manga, dei seinen manga che li dividano tra survival e horror, in cui dice sembra scorra tanto sangue, vabbè io non mi pareva, però insomma in effetti è bello vedere entrare diciamo questa specie di comunità manga europea, che in realtà è andata molto molto avanti. Infatti in questo editoriale che c'è, ci sono due editoriali, perché appunto il manga si inizia a leggere, cioè la rivista si inizia a leggere dai due lati. In questo editoriale Fabrizio Francato, che io non conosco, però lui dice che ha iniziato 20 anni fa, probabilmente Manga Senpai io non sono molto informata, però insomma, sembra che 20 anni fa, appunto, ci fosse negli anni 90 come si può dire, questa scia, questa cultura, insomma, che ci veniva dai cartoni animati, che poi però con l'arrivo del web è un po', diciamo, si è dissolta, e invece ora è tornata questa cultura manga, con questi manga che a livello europeo, questi mangaka che sono diventati una realtà. Infatti, in effetti, questo fatto che tante case editrici, anche se sono case editrici un po' minori, diciamo, a parte la Shokudon, che comunque è abbastanza presente sul mercato, che ci propongono delle riviste contenitori, abbiamo già visto appunto Manga Vibe, Reika Manga, Reika Magazine e Manga Plus, e qui vedete, la lascio qui, questa pagina Blush, il cui numero 0 partirà da giugno. Ah, non ho detto che questa rivista costa 5 euro come le altre del resto, e anche questo Blush c'è scritto costerà 5 euro. Non si capisce, cioè non c'è una descrizione di che tipo di rivista è, però a giudicare diciamo dai disegni e anche dal nome direi che è più una cosa sugli shonen, o forse addirittura, perché qui vedo a relazioni amorose tra uomini, ora non mi ricordo come si chiama, insomma, questo genere di amore tra uomini e tra donne. Comunque prenderemo anche quella, perché ormai ci siamo incuriositi, e poi decideremo con cosa andare avanti, perché non è che si può comprare tutto. Comunque, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, fateci sapere poi anche voi le vostre opinioni su questo manga europeo e italiano, e iscrivetevi al nostro canale Rifugio e Funghetto. Alla prossima, ciao ciao!